abituata alla solitudine e al movimento sinuoso delle onde, e sbaglieresti. Onde sì, ma nelle linee aspre delle rocce del Monte Santa Croce, in cui si immerge l'abbazia di San Cassiano. Luogo sorprendente e tanto selvaggio da sembrare apparentemente irraggiungibile. Bello sapevano i monaci dell'antico monastero fortificato. Sopravvissuto alle guerre dei Goti per tutto il VI secolo. Il fiume Nera ne controlla lo sviluppo sinuoso. Ci racconta di quella gente forte sì e solitaria come i marinai e resistente come gli eremiti delle grotte di pietra nascoste e solitarie. Quinto e VI secolo viene fondato il convento fortificato, che svolge la sua funzione in cooperazione con quello di San Giovenale presso Orte, voluto da Papa Virgilio intorno alla metà del 500, vigilando sulla gola del fiume Nera, corridoio di origine bizantina tra Roma e Ravenna. La costruzione originaria del X secolo a croce greca, voluta da Belisario, viene modificata nel 1500 in una struttura a tre navate. Colonne e capitelli romanici ci ricordano influenze più antiche, bizantine, di forte impatto mistico. Entrando, i pensieri della mente rincorrono i sentimenti dell'anima. Nella penombra delle navate, luce e ombra. Riflessi di una vita passata che inganna il presente nel silenzio ritmico delle colonne. Alcune date ne scandiscono la storia e ne testimoniano la presenza. Il VI secolo, con la probabile fondazione, il 1081, quando Farfa assorbe San Cassiano, il XVI secolo, con l'abbandono dei monaci e la decadenza. Infine, negli anni 70, un rinnovato interesse la restituisce al mondo.